Salve ragazze, buonasera, benvenute nel Micesso. Quant'è che facevo un video, un get ready with me? Allora, iniziamo subito a farlo. Allora, come prima cosa vi devo far vedere qualche novità per quanto riguarda il make-up, quindi ultime novità, ultimi acquistini make-upposi, come dico io. Allora. Vado a mettere primer e cremina insieme in combo. Questa è la crema di Veroche Elixir Jeunesse, che appunto è una crema antinquinamento e quindi fa bene alla pelle. E come base vado a usare il primer della Puro Bio. Quindi vado a mettere un pochino di crema e un po' di primer in modo tale da faccio sempre così quando devo mettere il primer, così il primer si mischia alla crema e è meglio. Datemi retta, provatelo poi, provare per credere, come dico io. Allora, come novità volevo andare a usare questo fondotinta. Questo è di Neve Cosmetics. Io ho preso la tonalità Light Warm. Allora, avevo fatto un sondaggino su Instagram Stories e il 90% delle persone mi avevano detto di sì, quindi andiamo a usarlo insieme. Allora, loro consigliano di usare questo fondotinta con le dita in modo tale che si scaldi per benino. Oh, Chicca mi ha fatto l'unghiette, guardate che belli, tutte glitterate viola col semipermanente, eh? Bellissime, mi piacciono tantissimo. Allora, questo fondotinta l'ho trovato più vicino al mio colore di pelle. È uscita la Neve Cosmetics con questi nuovi fondotinta. Avete visto, di solito l'ha fatti sempre in polvere, li fa, invece è uscita con questo nuovo fondotinta. Allora, sembra molto chiaro, però vi assicuro che si fonde perfettamente con la mia carnagione. Diciamo che è un fondotinta adatto alle persone che non hanno gravi problemi di scrumie, di vari rossori, bollicini, bollicine varie, ecco, macchie della pelle, perché a una certa età ci sono anche quelle. Prendere un correttore per le occhiaie, perché queste ne ho bisogno. Mi è stato detto sotto uno dei miei video, non è che quel correttore è troppo chiaro. Sì, è chiaro, però a me piace dare un cioè usare un correttore più chiaro come contorno occhi, in modo tale da aprire un pochino più lo sguardo, ecco, la vedo così. Poi può darsi pure sia sbagliato, però ognuno ha il suo modo di truccarsi e questo è il mio, ecco ragazze, quindi io mi trovo bene così. Anche se è chiaro, però non lo metto in dubbio. Vado a mettere una cipria. Questa è di Veroche, quella che uso sempre. Vado a mettere nel frattempo anche un po' di burro di cacao in modo tale da ammorbidire le labbra. Questo è di Veroche, è al cocco, è buonissimo, ragazze. In un secondo momento le andiamo a fissare con il gel, questo qui di Diego Della Palma, che è Good Vibes. Questa va sul viola. Allora, vado a prendere il colore più chiaro, che si chiama Snuggly. Questo qua, questo rosa qua chiaro. Così. Okay. Poi prendo un pennellino da sfumatura e sfumo il tutto.
Ora vado a usare African Love, che è quest'altro colorino un pochino più scuretto. E lo passo nella piega per dare un pochino di definizione all'occhio. La più scuro. Si vede che non sono più abituata a fare video. Questo qua che si chiama In The Mood, che è un bel viola melanzana, questo qua. E lo vado a passare vicino alla rima delle ciglie. Marcata sopraccigliare, vado a prendere il colore più chiaro di questa palette, che si chiama Blur. Eccolo qua, questo qua. Si vede che tanto che non faccio video, eh? Questo qua. Vado a prendere una matita nera, questa è di Yves Rocher, e la passo. Proprio l'attaccatura delle ciglia superiori. Anche se non sono precisa, non importa, perché tanto dopo la vado a sfumare con un ombretto. Passiamo al mascara. Pieghiamo le ciglia, queste cigliona lunghe da cerbiatta. Allora, andiamo a usare una nuova entrata, perché io lo sapete che quando vedo qualcosa di nuovo dico, vabbè, proviamolo, può darsi pure che sia una cosa miracolosa. Quale miracolo, ragazze, le mie ciglia sono così e così restano. Allora, questa è di Essence, che si chiama Lashes of the Day, che dice, promette super volume alle ciglia. L'ho pagato 2,99 euro all'OVS. Siamo andate con Chicca la settimana scorsa, opla, a prendere qualche prodottino che gli serviva, qualche vestitino. E allora l'ho visto, ho detto, ma proviamolo, chissà che non porti queste ciglione lunghe da cerbiatta. Invece no, le ciglione lunghe, solo se metto le ciglia finte. Comunque, dai, sono così e così me le tengo, ragazze, dai. Oh, i soldi per fare l'extension non ce l'ho. Se no mi facevo l'extension alle ciglia e risolvevo. Ora mi sono presa un altro mascara anche di Yves Rocher, che si chiama Vertige Longwear. Questo qua, però ancora non l'ho aperto. Aspetto che magari facciamo un tutorial insieme, lo proviamo insieme a vedere l'ebbrezza che ci può dare quest'altro mascara, eh? Perché ci sta che questo qui veramente faccia delle ciglia lunghe. Fa per dire. Allora, sulle labbra, altra novità in casa Essence. Aspettate. Ho voluto prendere questo rossettino matte che si chiama 11 Drama Club. Questo qua. Bellissimo color vinaccia, però ahimè non è matte. Cioè,
non si va a fissare lì sulle labbra come dice, promette una lunga durata, bensì è come un rossetto, un semplice rossetto con la cosa che i rossetti durano un pochino, questo non dura nulla. Allora, molto professionalmente con la carta igienica vado a levare il mio burro cacao. E vado a mettere il rossettino. Oddio, lo scovolino è bello, bello cicciotto e tutto, però questo coso, questo prodotto, secondo me, questo rossetto liquido, secondo me si attozza tutto. Vedete? Non è un rossetto da boh. C'è il profumo buono, perché c'è un bel profumo di vaniglia, quindi il profumo è buono, però ahimè. Allora, il trucco in questione è finito. Volevo parlarvi, fare un sondaggio anche qua, delle nuove palette della Iveroché. E mi piacerebbe fare un trucco con voi. Questa è una di quelle palette che sono molto naturali, ecco, diciamole così, chiamiamola così, molto naturale, ecco, come palette. Guardate che bella. Che bei colori, e mi piacerebbe con voi fare un trucco. Ecco, ditemi se può interessarvi, se vi piace vederla all'opera. Eccola. Va bene, con questo io vi saluto, vi mando un bacione, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia, perché ero da sola oggi e mi ho detto, dico vabbè, dico sto un pochino con le ragazze e ci facciamo un po' di compagnia. Ecco qua. Allora, vi mando un bacione grosso e noi ci sentiamo al prossimo tutorial.